ed era il neonato, il bambino, che, della donna che è stata uccisa col suo amante. Ebbene, dopo 50 anni questa persona parla per la prima volta e quindi fatemelo dire, un grazie va al nostro Giorgio Stulese Tosi che l'ha rintracciato. Ascoltiamo. Svegliai per dei rumori forti, poi vedendo che mia madre era con la testa così, la chiamavo, non mi rispondeva, poi vedevo il sangue, cominciai a piangere. Dalla macchina uscii e in lontananza vidi una lucina di una casa. Insomma, io mi ritrovai davanti a questa casa qui e chiesi aiuto e mia figlia cominciò a dire che avevano ucciso mia madre. L'unica parola che dicevo è che hanno ucciso mia madre, nel senso tenetemi con voi, non mi abbandonate, roba del genere. Tu hai visto in faccia chi ha ucciso tua madre? No, no, io dormivo e sa quante volte ci ho pensato. Tuo padre per quel delitto si è fatto 15 anni di carcere. Tu avresti riconosciuto se ci fosse stato tuo Sì, padre. sicuramente. Tuo padre aveva confessato di aver ucciso lui tua madre. Forse le hanno fatto anche dire, no, che c'era qualcuno, basta sapere. Tua madre fu uccisa. Fu Tuo ucciso, mio padre. padre fu arrestato e io mi ritrovai in questo collegio, qui all'orfanotrofio. Ti ricordi gli interrogatori che ti fecero poi dopo? Sì, insomma, Cosa ti anche chiedevano? 15 ore di interrogatorio, carabinieri, marescialli, non lo so chi era, mi bruciavano così per dire, parla, guarda, se no ti si brucia, così. E io piangevo, che facevo? Non so nulla, piangevo, non so nulla, piangevo. Il rapporto nella memoria con tua madre? Te l'ho detto, poche cose. Ero piccino, poi mi ricordo la mia mamma c'era una pezzola in testa. So che mi portava, se andava a prendere il panino, c'era l'alimentare di fronte a casa. Sono io sempre il solito incubo che mi sveglio e vedo mia madre morta. Quello era un incubo che per anni l'ho avuto, proprio quasi tutte le notti. Secondo te è stato tuo padre a uccidere tua madre? Non penso sarebbe stata la pace. A quanto mi diceva la mia zia, mi voleva tanto bene, l'amava, cioè, però la mia sensazione, da come l'ho conosciuto, era così misero, tranquillo. Ha ricordi di aver mai visto una pistola in casa No, tua o tuo padre maneggiare una pistola? Quella famosa beretta. no, Quindi Pacciani, Vanni, Lotti. mai. No, mai visti. Sei mai stata a trovare tuo padre? Lo sai, non sono abbastanza. Ci dovrei andare. Prima di morire lo farò. Scampini è l'ultimo, è l'unico testimone di questa storia.